Ehi, hey, salve a tutti, Watchkebari, e bentornati su Five Nights at Wario's 3. Nello scorso episodio ho completato la scala maledetta e ho provato anche la Night 4, però non l'ho capita, però, diciamo, grazie alle guide ho capito bene come funziona. E un'altra cosa è che io questo video lo sto registrando di notte al buio. Let's go! Sì, in realtà non si dovrebbe fare, però vabbè. Allora, andiamo ovviamente alla Living Room 3. Mi sembra ovvio. Ah, mamma mia. Eccoci qui, tanto comunque il diario di Todd l'abbiamo già letto nello scorso episodio. E come funziona questa notte? In pratica, i personaggi attivi sono Yoshi e Waluigi. Adesso raga, un attimo che... Ok, allora, praticamente, come funziona? Se Waluigi compare qua nella kitchen, e ecco, guardate, vado sulla living room, good lights, vedete? In pratica è come se, è come se io ho una specie di barriera. Adesso qui, good lights nella staircase. Così Yoshi non può andare nella stanza della scalinata. È come se fosse tipo una specie di barriera. Ancora qui, molto bene. Cioè, in sintesi, stanotte è facile comunque. C'è Yoshi. Ok, aspetta. Qua. Molto bene. Ah, e poi comunque c'è anche l'orologio. Che l'orologio praticamente com'è che funziona? Quando tipo fa il ding, quando tipo rintocca, praticamente. Ecco, vedete? Diciamo che spaventa Yoshi e Waluigi. Adesso qua c'è Waluigi nella cucina. Living room. Tagliamo. Che cazzo succede? Ho detto. Aspetta. Ok. Attenzione, raga, attenzione. In realtà è abbastanza complicato da capire comunque. Però adesso Living Room 2. Cazzarola, non posso. Occhio, eh. Siamo qua. Lavanderia. Molto bene. Attenzione, raga. Stanotte in realtà non è neanche così difficile. Attenzione, Yoshi è molto vicino, cazzo. Yoshi è vicinissimo. Porca miseria, Yoshi. Yoshi, vattene. Vada retro, Yoshi. Ok. Sono le 2 del mattino. Dai, raga, che ce la facciamo? Dai, che ce la facciamo? Che cazzo? Oh no, Yoshi. Oh, porca miseria. Ah, porca miseria. Allora, senti, Yoshi, vuoi per caso una tazza di tè? Un panino. Mi sa che a te non ti piacciono i panino. I panino. Vabbè. Allora, come funziona? In pratica, se vedo che Waluigi sta nella cucina, devo cliccare sulla telecamera più vicina, subito dopo, e fare cut lights, cioè tagliare l'elettricità. Praticamente. E stessa cosa con Yoshi, così loro non riescono ad arrivare nella mia stanza, capito? Diciamo che se faccio cut lights è come se fosse una barriera, uno scudo che mi protegge, capito? Comunque una cosa importante, posso fare i cut lights su ogni stanza, ma non in quelle dove vanno Waluigi, cioè kitchen. Se c'è Waluigi nella cucina non posso cliccare su cut lights, anche se l'ho appena Good fatto. evening. Fuck. Hope you're having a good time. Allora, comunque, lasciamo perdere. Mi sa che ho fatto una gran cagata, sapete? Eh sì, vabbè. O forse no. Ah, boh. Io non lo so. Attenzione, raga, attenzione. Raga, voce Yoshi. Good lights qui. Ricarichiamo la batteria. Waluigi. Dov'è Waluigi? Quel pirla. Quel pirla di Waluigi. Ok, niente. Attenzione, ricarichiamo sempre energia. Ok, molto bene. Sta andando perfettamente bene. Oh, attenzione, raga, attenzione. Yoshi è ancora qui. Ok. Minchia. Ok, aspetta. Good lights, perfetto. Ok, raga, 1 del mattino. Molto bene, raga, vedete? Perfetto. Raga, in realtà non so perché se io continuo a guardarli, questi qua, cioè... Dico, se vanno cioè vanno indietro o no?
Raga, non vedo Waluigi comunque. Però mi sa che è lontano. Credo, eh. Ok, da questa parte. Ah sì, comunque ci sono solamente loro in questa notte, è vero? Oh, porca miseria, ho perso il controllo. Non ho visto Yoshi. Non mi devo distrarre. Yoshi? Padre retro. Raga, Yoshi è vicinissima. Raga, io sono nella stanza 8 comunque, vi dico, eh. Sono nella stanza numero 8. Che merda. Spero tanto che. No. Porca. Ok. Per fortuna, raga, che ha l'orologio. Questo ha fatto il din. Così Yoshi è tornato indietro. Perché si è spaventato. Yoshi e Waluigi hanno paura dell'orologio. Capito? Perfetto. Ok. Andiamo, ragazzi, ce la facciamo adesso, eh. Ok. Latina, le telecamere. In sintesi bisogna guardare sempre delle, le stesse telecamere. Praticamente. Ok, Good Lights è ancora qui. Molto bene. Ma non posso tipo lanciargli dei segli addosso? No, perché sarebbe fighissimo. Ok, Waluigi è qua, quindi facciamo in questo modo. Carichiamo un po' l'energia. Perfetto, raga, sono le 3 del mattino. Raga, veramente, cioè, la prima volta non capirete niente. Quindi, raga, io vi consiglio, leggete la wikia, diciamo la guida praticamente di Five Nights at Warriors 3. Perché il Fongai parla troppo velocemente, quindi, raga, poi non capite un cacchio. Capite? Molto bene. Boh, Waluigi, dove cacchio è? Ah, boh, io non lo so. Continuo a guardare sempre le stesse stanze, comunque. Ricarichiamo per bene. Eccolo. Ok, così. Quindi praticamente le stanze da fare sempre il cut light sono la scalinata, questa qui, e la living room. Però guardate, poi c'è scritto playroom ogni volta che... Beh, io proprio non lo so. Ok, raga, 4 del mattino. Fantastico, raga, stiamo andando veramente bene. Yoshi qui, diciamo in questo modo. Sì, ma alla fine, raga, non è neanche così difficile comunque. Aspettato fare in questo modo, se no Waluigi va nella living room. Yoshi è qua. Facciamo questo così. Perfetto, raga. Stanno molto bene. Stiamo creando tipo delle specie di barriere, degli scudi che mi proteggono. Quindi, raga. Ok, dove cazzo è Yoshi? Dov'è Yoshi? Yoshi, dove sei? Minchia. Ah, ok, Yoshi è qua. Quindi devo fare così, in questo modo. Dai, maledetto orologio! Ok, 5 del mattino. Perfetto. Dai, raga, stiamo andando alla grande. Stiamo andando alla grande, raga. Stiamo andando alla grande. Spero che avete bene capito la notte, perché se inizio a spiegare le robe, raga, cioè, mi fanno il jumpscare. Allora, dov'è Yoshi? Yoshi è qua. Quindi, cut lights nella living room 2. Cliccate. Adesso attenzione, raga, qua deve ricaricare per bene. Dov'è Waluigi? Ok, così in questo modo. Dai, arrivate le 6 del mattino. Dai, 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 dai. Non voglio perdere ancora. Yoshi? Yoshi, raga, non c'è. Forza, dai, raga, che vinciamo. Dai, che vinciamo, forse. Ok, qua. No, raga, stanotte tipo anni... Ok, finito. Dicevo, stanotte all'inizio pensavo che era difficilissima, ma alla fine è una gran cavolata. In sintesi, cioè, è veramente facile. Ok. E mo dove vado? Cioè, che cos'è sto posto? No, raga, dove sono? Ma che... Raga, ma è la stessa stanza! What the fuck? Scusa. Hey man, good evening. So, how are you? Are you Boh, okay? io non dove mi Yeah, I trovo. tell you what, the police have been crazy active today, and honestly, La I'm still polizia happy. è Someone must pazza have done oggi? Che something really cosa? bad. Okay, tell me, where did you hide? What? Come again? A Cosa? The cellar? cellar? You gotta be Raga, mi sono joking. There's no nascosto. cellar in that No, house. aspetta, dove cavolo mi trovo? No, I'm positive. When we investigated the house several years ago, there Ma was no che? sign of any basement whatsoever.
Oh, ok, a lui ha detto che no, 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 quelli che hanno investigato in questa casa posseduta non hanno mai trovato una specie di, come dire, sotto casa. Ovviamente siamo, forse siamo sotto la casa, il basement. Sì, forse mi sto sbagliando, raga, però guardate che brutto posto. Just remember what I said about the eye contact. Boh. See what you can find down there, Qui, and raga, c'è once scritto it's click clicked, to charge the camera, che vuol dire clicca I'm not per sure caricare la what. camera, e qua c'è flash electricity. What are you doing in here? This is for employees only. I'm sorry, but I'm gonna have to ask you to. Ooh, you No! look like No, him. raga, è quel Are pazzo! you the Vi one? ricordate? Nello Are scorso you the episodio? one? Are you the one? Tu sei Are quello? you the Tu one? sei quello! Oops. Mannaggia Looks a te, like I was the bastardo! one. But to you, let me come over and check myself. Raga! See you there. Raga, ora vi dico una cosa. Quello che mi ha appena chiamato, quello che ha appena parlato, è il Phone Guy del 2. Allora, in pratica, vedo che la barra dell'energia della telecamera scade tanto, quindi... Oh my god, cosa minchia dovrei fare, scusa? No, perché non l'ho capito. Che posso spostarmi in questo modo? Ma che cazzo... Mio Dio, non so... No, aspetta! La click to charge the camera. Raga, questa è la quinta notte, comunque. Ok, non so cosa devo fare, sinceramente. Per il momento, raga, sembra che non sta succedendo niente. Buh. Poi, raga, non so. Minchia, raga, giocare a questo gioco al buio è tremendo. Siamo all'una del mattino. Favoloso! Mo' che succede? Boh, niente. Oddio, c'è Waluigi, che ca... Ok, sono morto. Game over. Va bene. Non ho capito. Allora c'è Waluigi in questa notte? Allora riproviamola, raga. Devo controllare un po' meglio perché. Oddio. Quindi, ah, comunque, raga, guardate, qui c'è il music box, però non abbiamo trovato ancora gli altri pezzi. Sì, devo fare anche le altre stanze. Questa, raga, mi sa che è una notte molto difficile. Hey man, good evening. So Ok, scusa, ma. Quindi praticamente faccio così, ok, sempre click to charge the camera per ricaricare telecamera. Fare sempre così ogni volta. Però comunque posso spostarmi con il mouse, quindi it's... Waluigi appare qui. Forse devo usare il flash electricity? Credo. No, porca... Madonna... Madonna sto coso. No, raga, ho paura. Cos'è? We know where you are. Noi sappiamo dove sei. Oh, porca merda. Brutti schifosi maledetti, non mi troverete mai. Oh, merda, oh, merda, merda. Oddio! Luigi! Raga, c'era Luigi! Porca miseria. Ok, raga, non ho gridato, ma mi sono preso uno spavento. C'è Luigi! Luigi è tornato! L'avete visto quanto era brutto? Aveva tipo gli occhi neri ed era tutto sporco di sangue. Aveva tipo il naso lungo, che ne so. Oh mamma mia. Ok, raga, io direi di concludere qua questo episodio di Five Nights at Warriors 3. Boh, vedrò un po' com'è. Leggerò un attimo nella guida di questo gioco per capire un po' meglio. Non lo so, raga. Quindi, ciao ciao. Mannaggia te, Wario.